Eccomi qua ragazzi, chiunque di voi si stia chiedendo se sono ancora diventato babbo, la risposta è no, questa bambina si fa ancora attendere. Ormai oggi è il 27 di settembre, con ben 6 giorni di ritardo non abbiamo nessuna notizia di venuta al mondo di questa bambina. Comunque non mi posso allenare perché in qualsiasi momento potrei correre all'ospedale. Nei momenti di calma mi metto qua e faccio un piccolo video e comunque diciamo non è che mi occupa poi tutta questa gran parte della giornata e non mi impegna poi troppo, però dato che non posso allenarmi ho deciso di rimpinguare la mia dotazione tecnica in vista dell'inverno. Molti di voi mi hanno chiesto di fare dei video dedicati all'abbigliamento tecnico invernale per poter pedalare in tutta sicurezza in inverno. Questo è il secondo video. Perché dico secondo? Eccolo qua. Perché in una scorsa recensione ho recensito i manicotti della Xbionic. Trovate qua sotto il link per comprarli su Amazon se vi fanno comodo. Sono prodotti molto buoni, di un'ottima qualità, che vanno bene anche per gli amatori che cercano un prodotto non scadente ma molto buono. Il secondo prodotto che voglio consigliarvi in vista dell'inverno, questo prodotto per la verità va bene anche per la mezza stagione, quando ancora le temperature sono fresche al mattino ma temperate nelle ore più calde della giornata, si trova in questa bella confezione. Quindi a questo punto andiamo a vedere cosa si cela dentro questa ottima confezione di cartonaccio marcio, dopodiché ne parliamo assieme. Andiamo! Dite la verità, l'avete già riconosciuto? Sì che l'avete riconosciuto. Sto parlando infatti del gilet che ho ordinato su Amazon. È il gilet della Northway modello Vortex, forse il gilet più famoso in assoluto. Un gilet ad altissima visibilità, lo vedete anche dal video. Un gilet con tessuti di prima... Aspettate che mi levo le cuffie, ecco qua. Un gilet costruito con tessuti di prima qualità. Insomma, un capo d'abbigliamento che non dovrebbe mai mancare. Questo gilet è un gilet dalle caratteristiche molteplici. Infatti, oltre ad avere una spiccata visibilità, e questa è una condizione ormai imprescindibile in bicicletta, pensate infatti quanti, ahimè, incidenti avvengano per le condizioni della strada non troppo sicure in Italia. Molti automobilisti purtroppo non vedono a causa di molti fattori, tra cui anche la scarsa visibilità del ciclista o la scarsa luce che a volte si trova nelle nostre uscite, e l'automobilista a volte non vede il ciclista. Con questi capi di abbigliamento, che sono molto comodi da indossare e che grazie agli elastici lungo la loro parte esterna seguono in modo anatomico tutta la fisionomia del ciclista, questo problema dovrebbe essere risolto in parte. Poi se trovate l'automobilista che vi vuole prendere, non c'è niente che possa evitarlo. Comunque questa visibilità è veramente molto molto buona. È un gilet antipioggia, quindi vi ripara quando la pioggia, diciamo, non è molto abbondante, ma è quella pioggerellina che potrebbe darvi fastidio. Questo gilet fa il caso vostro, perché tra l'altro è molto aderente anche qua sotto l'ascella, quindi non lascia passare acqua e soprattutto vi mantiene cuore, polmoni e diciamo tutto il tronco asciutto. Inoltre è anche antivento. Il tessuto con cui è costruito protegge e isola il nostro torace dal vento e dalle ghiacciate. È un prodotto per la mezza stagione, quando diciamo usciamo, che il tempo è un pochino incerto tra settembre e ottobre e non ce la sentiamo di portare fuori la nostra dotazione invernale, come ad esempio i giubbini invernali in Gore-Tex, questo potrebbe fare al caso vostro, da abbinare, come dicevo, ai manicotti. Ai manicotti io uso quelli della Xbionic. Trovate i link del gilet Northway antivento Vortex in descrizione e vi metto anche questi, in modo da avere un abbinamento perfetto. Altre caratteristiche: la cerniera è a scomparsa, cioè voi non vedete la cerniera perché è
coperta da del tessuto. Questo che cosa garantisce? Beh, garantisce innanzitutto una durata maggiore della cerniera, che è l'unico modo per chiudere questo gilet. La cerniera e la linguetta sono YKK, quindi le migliori che sono sul mercato. Nella parte posteriore ci sono degli inserti, di frangenti, per aumentare notevolmente la visibilità di questo fantastico gilet. Non ci sono tasche né interne né esternamente né posteriormente, quindi se avete una maglia o un body dovete mettere tutto all'interno della maglia del body, perché questo non ha assolutissimamente tasche. Copre molto bene anche nella parte inferiore, guardate. Ecco, vedete? Questi sono gli inserti rifrangenti che offrono una buona, buonissima visibilità. Se non bastasse, si ripiega veramente in una piccola pallina che potete mettere all'interno delle vostre tasche o all'interno della vostra sacchetta sottosella porta utensili. Bene ragazzi, questo prodotto mi era stato chiesto in quanto molti di voi mi hanno suggerito di parlare del materiale da utilizzare, dell'abbigliamento da utilizzare durante l'inverno. Questo può essere utilizzato già da ora, perché non è molto impegnativo e comunque protegge dal vento e dalla pioggerellina. Se abbinato poi ai manicotti X-Bionics diventa un ottimo abbinamento, un'ottima soluzione per uscire in tutta tranquillità quando ancora le giornate non sono fredde, ma nelle ore più calde sono ancora abbastanza temperate. Bene ragazzi, trovate tutti i riferimenti qua sotto in descrizione. Se questo video vi è piaciuto mettete una tonnellata di like. Noi ci vediamo al prossimo video, buon allenamento e alla prossima, ciao!